Sì, ho cambiato camicia rispetto al video precedente. Schiarimento di voce. Ma tornando a noi. Allora, in questo video parlerò delle ombre e dei disegni realistici, quindi in special modo anche dei ritratti. Nei ritratti a matita quasi mai troverete una luce che rende i punti luce perfettamente bianchi, ma saranno sempre leggermente sul grigio. A meno che non modificate i parametri o Photoshop, allora li potete far diventare i bianchi bianchi e i neri neri. Quindi possiamo dire che oltre al grigio di base ci sono altri due tipi di ombre. Quelle scure 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 e quelle proprio chiare, 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 quasi impercettibili. Su quelle scure scure non credo ci siano tanti problemi, anche perché sono le prime che si vedono e di conseguenza non è che per sbaglio ce le dimentichiamo. Sono nere, difficile non notarle. Ma molti hanno paura di marcarle e finiscono per farle leggere, leggere. Come per esempio andando ad analizzare questo cane secco. Dove sei, cane secco? Cane secco, dove sei? Ah, eccoti. Eccolo. Eccolo qua. Per esempio, queste qua sono le ombre scure. Non so se le vedete, eccole qua. E molti tendono quindi a fare questo. Vedete? Ecco. È più brutto. Non abbiate paura di marcarle. Niente a che vedere con le ombre chiare, perché quelle là direttamente, proprio accantonando il problema, ve le scordate. Sì. Piccoli birbantelli. Per le ragazze, piccole birbe. Che fatica. Invece sono fondamentali per un disegno realistico, perché voi non le notate, ma la loro presenza fa davvero la differenza tra un disegno fatto veramente bene e uno fatto, diciamo, peggio. Quindi l'unico problema è che non riuscite a notarle, quindi dovete allenarvi per individuarle e realizzarle con una bella 6H o 4H in maniera molto leggera leggera. Quindi, tutto quello che ho detto solo per dirvi che le ombre non si mettono a caso. Anzi, basta sbagliare anche solo quel millimetro un po' più là, quel millimetro del cavolo, che subito il disegno diventa tutta un'altra cosa. E mi dispiace ragazzi, molti ci hanno provato, ma ve lo dico qui una volta per tutte: non potete andare al bar e comprare delle ombre in bottiglia da spargere sul vostro disegno. Senta, mi scusi, vorrei una bottiglietta d'ombre. Che c'è? Che ho detto di male? Che ho detto di male? Fidatevi, io l'ho fatto e non funziona. Maledetto Yawansuar. Quindi, detto questo, torniamo a noi. Clicca qui per sapere tutto riguardo a tecniche e modi per realizzare le ombre nei vostri disegni manga. O clicca qui per vedere direttamente il video finale. Però dai, su, dai, ragazzi. Magari guardate anche questo, potrebbe esservi comunque utile, no? Sappiate comunque che un vero artista metterebbe mi piace a questo video e lo condividerebbe su Facebook. Vabbè, dai, scherzo. Forse no. Fatto? Se sì, ci vediamo nel prossimo video. Ciao, 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 ciao.